Allora, oggi si parla dei termosifoni. È un discorso che voglio fare da molto molto tempo. Abbiamo deciso di... farlo adesso che sta succedendo il casino su YouTube. Così noi possiamo dire quello che vogliamo Tanto senza che non ci si caga lincino. nessuno. Dicevo, abbiamo deciso di fare questo primo video sui termosifoni perché? Sono bravi. È perché, nonostante questa loro bravura, se li cagano in 5, compresi zii e parenti di È la mamma. Moro. Detto questo, partiamo col dire, sono forse uno dei pochi canali di gameplay su YouTube che riesce a dare qual... Dov'era il programma per registrare? Non mi prendere mentre dico cose che non Sì, ma io c'entrano. sto registrando e mi fai domande. Dov'è? Questo verrà tagliato. Dov'è? Non mi ricordo. Detto questo, Mier. nonostante siano amici di un big YouTuber. Ma quello non lo fanno per i soldi, lo fanno per l'amore. Ora, il problema di YouTube, per quanto mi riguarda, è che la gente ama vedere qualcuno che li prende per culo. Per cui cazzo parli? Per culo. Stai zitta. Non voglio fare nomi, se no ci linciano il No, io canale. Non voglio. facciamo nomi. Sono io il conduttore in questo momento. Ora, il disegno che vedrete... Che non è Moro, però può essere che mettiamo quello di Moro, non si sa. Che vedrete è fatto dalla mia compagna Giovanna d'Arco. Io non ho nome. Dio, mi chiamo Dio. Sì. Sono Dio. Scusate religiosi, non è colpa mia. Siete Guarda. minghie. Ora, qual è il punto di questo discorso abbastanza epilettico e altalenante? Non ne ho idea. Potrei stare qui a parlare per ore di quanto YouTube non capisca la... Sta parlando tra l'altro di un canale a cui non era iscritto perché non lo sapeva. T'ho detto io di fare questo video. Sono io il conduttore in questo momento. Io onestamente preferisco vedere un gameplay che non mi prende per culo. Bastardo, mi copi le cose, sei un ladro. Non è vero. Pensa al disegno, pensa a parlare. Perché se devo vedermi prendere per culo, accendo la TV e Guardo colorato. guardo Colorado. Come Perché consiglio. fai le battute come io, Tobi? Sei un ladro. Ma cretini. Parlo anche come io, Toby, ladro. Inventati qualcosa di nuovo. Zitti. Non so che dire più. Che dovrei parlare del problema di Moro e il gatto a rimboxare. Di Moro, caro gatto. Che non vedrete mai. Perché non sapete fare gli unboxing? Tua mamma si divertiva. Detto questo, imparate ad aprire. Allora, prima cosa, atto lì. Moro, non parlare lento. Poi, no, quando togli il pacco non va davanti la telecamera perché dà fastidio alla vita. E questo è per Moro, gatto. Non trattare male la sua fidanzata, però. La galanteria dov'è che mangi prima tu e poi lei? Stai zitta. Quindi, detto questo, voglio fare un saluto caloroso, affettuoso. Il punto di questo discorso è: la gente, a quanto pare, preferisce essere presa per culo piuttosto che guardare qualcosa che possa intrattenere veramente. Lo sapete che cosa intrattiene veramente? L'erba. Non so di cosa stia parlando perché Giovanardi una volta ha detto no, 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 no. Era un amico di Fini. Fini e Giovanardi. Davvero?
Era un politico. No, 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 no. Gianfranco Fini si chiama. Ok, ma non c'entra niente con Giovanardi. Giovanardi è morto. Vero? No, dammi il telefono. Dammi il Giovanardi. telefono. Allora, Carlo Amedeo Giovanardi è un politico italiano. E io ho detto. Ah, è questo con la faccia brutta. Ora capisco tante cose. È laureato in giurisprudenza ed ha preso Non mi interessa chi è servizio Giovanardi. militare ed è presidente dell'Associazione Nazionale Insigniti Onorificenze Calaveresche. Non so cosa ho detto. Ed è entrato in politica nel 1969 iscrivendosi alla Democrazia Cristiana. Potremmo essere ottimi amici. Sì. Perché è cristiano come me. Ora facciamo una lode a Gesù. Viva amici. No, 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 no. no. Grazie Gesù. La smetti? Fuck this.